Ciao a tutti! Allora, avevo nel progetto di farvi un video sulla mia skincare settimanale, un bel video completo di quello che faccio la mattina, quello che faccio la sera e le maschere, i patch, le varie cose che faccio nell'arco di tutta la settimana. Purtroppo solo il video della mattina mi è venuto di 14 minuti, quindi mi sembrerebbe un tantino lungo un video che comprenda tutte queste tappe. Mi sembra più intelligente allora lasciarvi adesso al video della skincare della mattina. E poi, quando avrò rodato e testato le nuove creme, i nuovi prodotti della sera, magari farvi poi in seguito un video della sera. Quanto alle maschere, ora vediamo come organizzarlo perché in questo momento sono a fondo nelle maschere coreane. Voglio pensare bene a come gestire questo video. Per ora vi lascio il video della mattina e ci rivediamo dopo. Volevo girare questo video ieri che era venerdì, poi mi sono detta, ma perché girarlo di venerdì rischiando di fare tardi al lavoro con questa faccia distrutta dal sonno alle 7 della mattina, alle 6 e mezza della mattina, quando lo puoi girare tranquillamente sabato con tutta la tua calma, ti puoi vestire anche un po' bene, organizzare tutto tranquillamente. Niente, praticamente oggi è sabato, mi sono svegliata in super forma, ho fatto una bella dormita, poi mi sono detto, vabbè, prendo il caffè. Ho preso il caffè, mi sono rimessa a letto, mi si è aperta una crisi di sonno e una crisi psicofisica proprio, guardate che faccia. Forse avrei fatto meglio a girarlo ieri mattina, ero probabilmente più presentabile. Tra l'altro ho anche appuntamento con delle amiche alle 10. Perché ho preso appuntamento alle 10 di sabato mattina? Va bene, allora stamattina ho deciso di lavarmi con questo qui ai fiori rari perché, boh, non vi nascondo che certe volte la mattina non lo uso neanche il detergente perché, insomma, avendo fatto la skincare la sera come si deve, se sento che con l'acqua fredda riesco ad avere la pelle pulita, faccio anche senza. Però stamani uso questo perché tanto è molto molto delicato, talmente delicato che a me sembra che non faccia nulla. Rosa e gelsomino lenitivo, pelle secche e sensibili. Metto la mia fascettina da nonnina, mi devo munire anch'io come tutte le brave ragazze che fanno recensioni su YouTube di una fascia con le orecchie, una fascia a gatto, una fascia unicorno, qualcosa del genere. Va bene, mi sciacquo la faccia e ci rivediamo. Allora, la prima cosa che io faccio la mattina, e lo faccio solo la mattina perché la sera sto ancora usando l'acido glicolico, quindi non lo posso combinare con altri prodotti, è passare un idrolato. L'idrolato che io uso in questo momento è questo qui di Aromazone, alla fleur d'oranger. L'idrolato si ottiene dalla distillazione delle piante. Praticamente quando un fiore o una pianta viene distillata si creano due prodotti. Una materia che è liposolubile con la quale vengono fatti gli oli essenziali e una parte che invece è idrosolubile che quindi viene combinata all'acqua e si ottiene appunto un idrolato. Io questo l'ho comprato quando la mia pelle ha avuto questo problema, era secchissima, piena di brucolini. Dovevo fare un ordine a Amazon per prendere gli oli essenziali e ci ho buttato dentro questo idrolato. Lo adoro, lo adoro. Praticamente è calmante e rigenerante per pelli secche e fragili. Lo adoro, secondo me mi ha rimesso a posto la pelle. Sì, vedete ancora dei brucoletti, ma questi io credo che siano dovuti a o alla CicaPer, perché l'ho iniziata da un paio di giorni, o alla CicaPer o all'acido glicolico mescolato al vento. In questi giorni, pur essendoci il sole, c'è molto vento, è freddo. Ma questo, ragazzi, secondo me ha avuto un effetto sulla mia pelle miracoloso. Quindi se avete la pelle un po' secca, problematica, fragile, provatelo. Questo è di Amazon, quello di un altro, non lo so, io vi parlo di questo. Questo viene dal Marocco e è dalla coltura biologica. Purtroppo l'ho già quasi finito, sono disperata, perché in questo momento dal sito non ho. Vabbè, intanto magari se lo applico così riesco anche a incontrare le mie amiche per tempo. Ti stavo dicendo che in questo momento non ho bisogno di comprare niente dal sito e pagare le spese di spedizione per prendere solo un idrolato
non mi va tanto, quindi sto cercando di convincere Serena. Ah, che bellezza! L'odore non è piacevolissimo, devo essere sincera. Sto cercando di convincere Serena, di spingere Serena a fare lei un ordine su Amazon, perché tanto aveva detto che ne aveva bisogno, quindi così magari ce ne butto un paio. Vorrei prendere un altro di questi, la camomilla, il bleuet, non mi ricordo se si pronuncia così e non mi ricordo neanche come si traduce, forse il fiordaliso. Mi ricordo che a quanto pare fa benissimo per il contorno occhi. Allora, lo picchietto. Ah, lo adoro questo coso. La pelle più compatta, meno disidratata. Va bene. Poi io che faccio? Quando ho finito, anziché buttare il cotoncino, lo metto dentro al mobiletto al sicuro dove non prende troppa, dove non prende polvere. E per la sera lo trovo ancora bagnato e uso il cotoncino insieme all'acqua micellare. Così lo riutilizzo. Lo riutilizzo. Allora, a questo punto passo al contorno occhi. Intanto che questo si secca, passo al contorno occhi. In questo momento sto usando la soluzione di caffeina al 5% di The Ordinary. Anche questa siamo già verso la metà, eh. Allora, no, anche qui non voglio gridare al miracolo, ma ragazze, secondo me questo affare funziona davvero. Diciamo, il suo scopo è ridurre le borse e le occhiaie. Ne prendo uno spruzzino perché è molto liquido, una pompina basta per tutto il contorno occhi. Praticamente la caffeina, lo sapete, no? Stimola la circolazione, viene usata anche per la... Forse ne posso prendere un altro gocciolino. Ora sarà troppo. Viene usata anche nei prodotti anticellulite, quelli drenanti. Io, come lo vedete, delle occhiaie belle, belle evidenti, che non se ne vanno neanche con bevendo di più o dormendo di più. Sono lì. E ho delle belle, belle borse ereditarie. Mia mamma ha delle borse che sono delle valigie, mio fratello le ha ereditate e io non me le sono fatta mancare. Però io devo essere onesta che da quando uso questa soluzione alla caffeina vedo veramente una riduzione. E per me è un sogno perché le occhiaie le puoi coprire se trovi il correttore giusto. In qualche modo le puoi arrivare a coprirle, ma le borse non ci puoi fare niente, cioè questo gonfiore si vede, ti dà quest'aria sempre stanca. Io da quando lo uso, devo essere sincera, vedo un miglioramento. Un giorno l'ho detto anche a Serena, dico, ma non ti sembra che le mie borse vadano meglio? E lei mi ha detto sì, in realtà pensavo che tu oggi ti fossi truccata meglio del solito. Invece no, io mi ero truccata come sempre, ma le borse sono meno evidenti. Ora, stamani sono ancora un po' gonfia perché mi sono svegliata, ma durante il giorno noto veramente la differenza. Quindi, grazie The Ordinary, siete fantastici. A parte per il peeling che mi ha distrutto la pelle, ma questo sono a metà, quindi mi durerà tipo mille altri mesi. Allora, a questo punto passo alla crema. C'ho questa cremina senza pretese. Di Equilibra, aloe crema viso, 40% di aloe vera, con olio di mandorle dolci, vitamina E idratante protettiva. È 75 ml, non ha neanche il formato di una crema che uno potrebbe pensare essere reputata, perché di solito le creme sono tutte da 50, no? Senza parabeni, senza petrolati, senza PEG, senza profumazione aggiunta. Olio di mandorle dolci, mantiene l'idratazione, vitamina E e antiossidanti. L'olio vera equilibra, contenuta in elevata quantità, 40%, idrata, protegge e riequilibra la pelle del viso. Questa l'ho comprata quando mi è sbucata questa reazione, mi è spuntata questa reazione in faccia. Per alcuni giorni non mi sono idratata per niente perché non sapevo quale fosse la causa di questa irritazione, quindi ho abbandonato tutto. Poi anche Serena un giorno mi fa, ma... La pelle, oltre ad essere irritata, sembra il deserto, non ti idrati più. Quindi se eravamo dal Caddis, ho detto, ma quasi quasi prendo qualcosa all'aloe.
Sta crema è meravigliosa. Non lo so se è la combinazione dell'idrolato con questa crema, se è solo l'idrolato, se è solo questa crema, non lo so. Ho veramente una buona, buona, buona pelle. Se è l'insieme della skincare, comunque, veramente questa cremina la adoro. Ah, che bello. È un po' grassina, eh. Cioè, non grassa, perché si asciuga perfettamente. Ha un odore un po', boh, non buonissimo, ma insomma c'è l'aloe dentro. Non credo che si possa usare in piena in estate, insomma, quando comincerà a fare caldo probabilmente sarà troppo. Ah, che bellezza. Sento e vedo la pelle veramente compatta da quando ho questa routine idrolato crema all'aloe. Se avete la pelle un pochino problematica, non eccessivamente, vi consiglio di provarla perché io la sto veramente adorando. Allora, di solito la mattina, visto che mi trucco di fretta, mi preparo in fretta perché mi alzo sempre all'ultimo momento, molto spesso salto il passaggio idratazione perché ho paura che non abbia idratazione del contorno occhi, perché ho paura che non abbia il tempo di asciugarsi e quindi poi ho paura che il correttore non mi tenga tutta la giornata. Però, visto che stamattina è sabato, chissà, forse neanche mi trucco. Tante le mie amiche mi conoscono e mi vogliono bene lo stesso. Avevo comprato questa cremina. Ad un certo punto da Lidl era scappata fuori questa linea alla mandorla. C'era un po' di tutto, la crema, la spuma detergente, il contorno occhi. E io mi sono detta, bah, prendiamo una cremina contorno occhi. Niente, è la mandorla per le pelli sensibili. Che vi devo dire, io al contorno occhi non mi aspetto grandi cose. Quando c'è cioè anche una struttura semplice soltanto per l'idratazione, cioè non vedo tanto l'utilità di spendere troppi soldi nell'idratazione del contorno occhi. A posto. Poi, appunto, come vedete, per risolvere il problema borse ricorro ad un altro prodotto. O poi vi farò vedere, uso i patch come antirughe, come idratante estremo. Però nell'idratazione quotidiana, secondo me, una semplice cremina all'olio di mandorla può essere sufficiente. Va bene, io a questo punto, che poi ecco, non è che rimane unta, è già asciuttina. Sono pronta per truccarmi. Bene, avete visto tutti i passaggi, tutti i prodotti che mi piacciono tantissimo. In questo momento sono veramente soddisfatta dei prodotti che uso la mattina. Mi piacciono tantissimo. Speriamo che anche i nuovi prodotti per la sera mi soddisfino altrettanto. Quindi, per ora vi saluto, fatemi sapere se avete anche voi provato qualcuno delle mie creme, se ne avete qualcuna da consigliarmi, soprattutto se anche voi siete ragazze, ragazzi che usate gli idrolati, se ne avete qualcuno bomba da suggerirmi, perché questo la Fleur d'Oranger mi sta praticamente finendo, presumo che tra 4-5 giorni non ci sarà più. Quindi se ne avete qualcuno per la pelle secca, un po' segnata, problematica, fatemelo sapere e lasciatemelo in un commento. Non mi resta che salutarvi e dirvi arrivederci al prossimo video. Ciao!